È stato ritirato il ricorso presentato dai lentinesi Gaetano Caserta, Rosario Lofaro e Antonino Gallitto, prima al TAR di Catania, poi al CGA di Palermo, subito dopo le amministrative del 2011 a Lentini, con il quale si chiedeva l'annullamento delle operazioni elettorali in 5 seggi per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, per avere ravvisato rapporto di parentela in 5 seggi elettorali tra scrutatori e candidati. I tre, dopo quasi 2 anni di battaglie legali, oggi sventolano bandiera bianca, esprimendo la volontà nel corso di una conferenza stampa di ritirare il ricorso e quindi di lasciare campo libero al sindaco per l'amministrazione della città. Noi abbiamo valutato che i tempi che ormai sono maturati, anche perché il CGA recentemente, annullando senza il TAR, non si è pronunziato nel merito ma ha ritornato degli atti al TAR, andavano verso una direzione di impegno insostenibile, perché significava sostanzialmente arrivare a una sentenza nell'arco di 3 anni e mezzo, circa 4 anni, e a quel punto una sentenza non avrebbe avuto nessuna rilevanza nelle sorti della città, e soprattutto abbiamo voluto togliere al sindaco la giustificazione che lui ha sempre accampato in questi anni, e cioè di non aver potuto agire per i beni di Lentini perché oppresso da un ricorso che in qualche modo lo bloccava e gli impediva di muoversi nel campo amministrativo. A questo punto il ricorso non c'era più come ostacolo. Ora toccherà a lui dimostrare quello che sa fare per la città, senza più accampare scuse che in effetti anche prima non aveva nessuna valenza. Ecco, qual era l'oggetto di questo ricorso? Il ricorso riguardava la composizione illegittima in 5 sezioni del seggio elettorale. Noi lamentavamo la presenza nel seggio elettorale di parenti di candidati, e questo per la legge regionale non è ammissibile. E per questo motivo abbiamo chiesto che venisse validato il voto, o quantomeno ripetuto il voto in quelle 5 sezioni.